Lode al Signore. È sabato mattina, 7 novembre 2020, e le aquile si radunano insieme dal fratello Joseph Branham. Una lettera dal profeta di Dio. E prima di andare alla lettera, voglio leggere qualcosa dal libro delle epoche della Chiesa. Perché dopo che predicò questi sermoni al tabernacolo Branham, egli scrisse il libro delle sette epoche della Chiesa. E vediamo qui, nel libro inglese, a pagina 165, nell'esposizione delle epoche della Chiesa, nella versione inglese, fratello Branham dice: qui ancora troviamo di nuovo che la parola viene a motivo dello Spirito di Dio. E ancora in Giovanni 16:13, ma quando verrà Lui, lo Spirito di verità, parola, Egli vi guiderà in ogni verità. La tua parola è verità, perché Egli non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito, parola di Dio, e vi annunzierà parola, le cose a venire. Lo Spirito che reca la parola di profezia. Io vorrei che notaste molto attentamente che Gesù non disse che l'evidenza di essere battezzati con lo Spirito Santo fosse il parlare in lingue, interpretazione, profetizzare o esultare e danzare. Egli disse che l'evidenza sarebbe che tu sei nella verità, cioè essere nella parola di Dio per la tua epoca. L'evidenza ha a che fare con ricevere la parola. In Prima Corinzi 14:37, se uno si stima essere profeta o spirituale, riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. Ora osservate la prova che lo Spirito dimora in una persona era di riconoscere e seguire ciò che il profeta di Dio diede per la sua epoca, mentre egli metteva in ordine la Chiesa. A coloro che pretendevano di essere di avere un'altra rivelazione, Paolo dovette dire al versetto 36: è la parola di Dio provveduta da voi ed essa è pervenuta a voi soli? E l'evidenza che un credente cristiano è ripieno dello Spirito non è di produrre la verità, bensì è ricevere la verità parola, crederla e ubbidirla. Avete notato in Apocalisse 22:17, e lo Spirito e la Sposa dicono: vieni, e chi ode dica: vieni. Vedete? La Sposa dice la stessa parola che dice lo Spirito. Ella è una sposa parola, provando così che ella ha lo Spirito. In ogni epoca della Chiesa noi udiamo queste parole: chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito dà la parola. Se tu hai lo Spirito, allora tu udrai la parola per la tua epoca, proprio come quei veri cristiani presero la parola per la loro epoca. Gloria al Dio. E questa è l'ultima frase. Se hai lo Spirito, udirai la parola per la tua epoca. E sentiamo ciò che il profeta ha scritto nell'epoca della Chiesa, che dobbiamo premere play. Alleluia. Ora andiamo alla lettera del profeta che ci incoraggia a premere play e della parola in noi. Caro piccolo gregge, la prima cosa che fa la sposa è gridare al padre, lodandolo, adorandolo e ringraziandolo per tutto quello che ha fatto.
Poi ci mettiamo quieti dinanzi a Lui e ascoltiamo la Sua voce che ci parla attraverso il Suo settimo angelo messaggero, mentre Lui comincia a rivelarci la Sua parola. I nostri cuori cominciano a ribollire dentro di noi e ci alziamo e gridiamo gloria, alleluia, lodi al Signore nei nostri cuori. E ci alziamo e gridiamo e nei nostri cuori cominciamo a danzare, saltare, correre tutto intorno, trascorrendo proprio un bel momento come fratello Giovanni sull'isola di Patmo. Quello che ci sta succedendo, stiamo entrando nello Spirito. Il nostro stoppino è immerso nello Spirito Santo e attraverso questo stoppino stiamo attingendo la vita di Dio mentre Egli ci dà rivelazione dopo rivelazione dopo rivelazione. È la parola nella piena potenza, lo stesso Spirito che era in Gesù, la parola, è di nuovo presente in noi in quest'epoca, in quest'ultima epoca. È la parola in azione più forte e più grande di quanto lo sia mai stato nella sua vera sposa parola. Fratello Branham dice, non temete piccolo gregge, voi siete eredi di tutto ciò che sono io, tutta la mia potenza è vostra, la mia onnipotenza è vostra, poiché io sto in mezzo a voi. Io non sono venuto per recare paura e sconfitta, ma bensì amore, coraggio e abilità. Ogni potenza mi è stata data ed essa è vostra per farne uso. Voi pronunciate la parola e io lo adempirò. Questo è il mio patto ed esso non può mai venir meno. E fratello Joseph continua, non abbiamo paura, poiché la sua parola non può mai fallire. Tutta la sua potenza ci appartiene. La sua onnipotenza è nostra. Noi pronunciamo semplicemente la sua parola ed egli la porterà a compimenti. Ma egli ci avverte che dobbiamo stare allerta nel nostro tempo, perché come lo era in quella prima epoca della Chiesa, quello Spirito è ancora vivo. Quei gemelli, quei due alberi che crescono uno accanto all'altro, prendendo lo stesso nutrimento, bevendo sotto la stessa pioggia e beneficiando dello stesso sole, ma provengono da semi diversi. Come riconosceremo la differenza? L'unico vero albero sarà per la parola di Dio e crederà a essa esattamente come Dio l'ha data, e l'amerà e obbedirà a essa. Gli altri saranno questi falsi apostoli, i lupi rapaci di cui parlò Paolo. Quando io me ne sarò andato, essi cercheranno di entrare, pretendendo di avere la stessa rivelazione, ma il loro scopo non è di aiutarvi, ma di distruggervi. Egli ci ha detto, se alcuno si stima essere profeta spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. E fratello Joseph continua, noi crediamo e riconosciamo che questo messaggio sono i comandamenti di Dio per la nostra epoca. Non cambieremo una sola parola, ma crederemo solo a ciò che Dio ha detto attraverso il suo profeta sui nastri. Sorgeranno molti falsi profeti. Osservate e vedrete come essi continueranno a dirvi che se non credete a loro e a quello che dicono, allora sarete perduti. Ma quando quel profeta dell'ultimo giorno verrà sulla scena, se egli è veramente quel profeta, egli griderà dicendo «Ritornate alla parola, altrimenti siete perduti». Egli non edificherà su rivelazioni e interpretazioni private, ma sulla parola. Amen e amen. La sposa deve tornare alla parola, tornare al loro primo amore, la voce di Dio per il nostro giorno sul nastro. È una lettera d'amore alla sua sposa, così dice il Signore. Che altro momento glorioso avrà la sua sposa domenica alle 14, ora di Jeffersonville, quando entreremo nello Spirito per ascoltare la voce di Dio
per il nostro tempo, che ci porta alla rivelazione dell'epoca della Chiesa di Efeso, 60-12-05, fratello Joseph Branham. E questo conclude la lettera del Branham Tabernacle dal fratello Joseph Branham e le scritture da leggere in preparazione per l'ascolto del sermone Epoca della Chiesa, Atti 20, dal versetto 27 al 30, e Apocalisse capitolo 2, dall'1 al 7, al settimo versetto. Loda il Signore, quindi ricordate di guardare il link in basso, e se hai richieste di preghiera, c'è la richiesta di il link della richiesta di preghiera, proprio sopra il file della descrizione. Quindi Dio vi benedica, fino alla prossima volta, shalom, e possiamo veramente incontrarci domani alle 2 ore di Jeffersonville, e quello che facciamo è ascoltare e obbedire, come dice quella vecchia canzone, camminando con il Signore nella luce della sua parola, che gloria sulla nostra strada. Mentre noi facciamo il suo volere, rimani con noi. E tutti coloro che avranno fiducia obbediranno, e il corso è obbedire, perché non c'è altro modo per essere felici in Gesù, ma fidarsi e obbedire. Che Dio vi benedica.